delle lavoratrici. In questo momento siamo senza lavoro. Da un giorno all'altro, da un post su Facebook, siamo venuti a conoscenza del nostro licenziamento. E adesso rischiamo tanto perché non abbiamo lavoro, siamo chiusi, siamo andati là, abbiamo ritirato solo gli affetti personali da un giorno all'altro. Senza una minima comunicazione, senza un avviso, di notte su Facebook ci è arrivata l'istanza di fallimento. Questo che vedete è il post che noi abbiamo ricevuto su Facebook e tramite il quale abbiamo appreso la notizia che il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della società. Fino al giorno prima non eravamo al corrente di questo e aspettavamo tutte altre notizie. Noi non vogliamo ammortizzatori, noi vogliamo lavorare. Signor Rigoni ci teneva tranquilli, ci diceva attraverso dei video, ci diceva state tranquilli, sto lavorando per voi, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Ecco il risultato. E noi avevamo i negozi vuoti, noi non avevamo niente, la gente che è venuta a lamentarsi si lamenta perché hanno preso gli acconti e sono scappati via, con gli acconti dei nostri clienti, quelli che noi per 20 anni abbiamo seguito come se fosse la nostra famiglia. Noi abbiamo messo la nostra faccia, abbiamo dei clienti che hanno comprato la merce, hanno dato l'acconto e merce non ritirata. Quindi siamo qui per noi, per tutti gli altri che sono stati licenziati prima di noi, per i nostri clienti e per i fornitori, perché hanno avuto fiducia in noi fino alla fine. Ci sono grosse responsabilità sia della Commissione di Garanzia sia anche del Ministero quando hanno acquisito Cernon Mercatone 1. Quindi dopodiché adesso dobbiamo vedere, noi chiederemo perché nell'incontro precedente era stato anche detto che dove non sarebbe stato accettato il concordato si sarebbe dovuti ritornare alla gestione dell'amministrazione straordinaria per poi vedere eventualmente una nuova acquisizione da parte di qualche altro imprenditore. Il governo già l'altra volta sosteneva questo tipo di posizione, che quindi avrebbe fatto di tutto per garantire la tenuta occupazionale e quindi una prospettiva per questi lavoratori. Adesso vediamo se il governo è nelle condizioni di mantenere, con quale procedura e con quale obiettivo poi questo avvenga, con quale strategia, insomma. L'anno scorso i commissari straordinari ci hanno venduto a questa azienda in rilancio, ma in realtà ad aprile di quest'anno, il 10 aprile, è stato chiesto un concordato perché il rilancio non è mai avvenuto. Noi venerdì sera tramite internet abbiamo scoperto una sentenza di fallimento, noi non siamo mai stati licenziati, è una sentenza di fallimento del Tribunale di Milano, quindi lo Stato, Di Maio, Calenda, i sindacati domani devono attivare quel vincolo che c'era nell'accordo, quindi di rientrare in amministrazione straordinaria, cosa che noi vogliamo fare, rientrare al lavoro e riaprire le trattative con nuovi partner.